nostra rubrica legale un argomento assolutamente inedito. Ne parliamo con l'avvocato Carlo Claps, presidente dell'AIDA, con Associazione Italiana per la Difesa dell'Ambiente e dei Consumatori. Buongiorno. Proprio da Napoli e proprio su iniziativa degli associati AIDA con parte la battaglia dei tifosi sportivi contro le truffe subite a seguito di attività illecite commesse ai loro danni, con la possibile costituzione del primo comitato per la difesa dei tifosi, perché i tifosi rivendicano il diritto di godere di uno spettacolo sportivo che sia lecito, ma spesso e volentieri sono vittime di vere e proprie farse. Non ultimo il caso che ha visto coinvolto Cipollini, ma possiamo andare anche indietro nel tempo e non troppo, anche alle Olimpiadi, in particolare comunque il ciclismo è uno sport particolarmente coinvolto con il doping. Allora cosa potrebbe succedere con questo primo comitato in difesa dei tifosi? Sì, buongiorno Maria Silvia. In effetti, come sai, la nostra associazione negli ultimi anni si è occupata spesso della tutela dei tifosi in generale, soprattutto essendo noi nati a Napoli, anche se abbiamo sedi in diverse parti d'Italia, però siamo nati a Napoli, ce ne siamo occupati soprattutto di tutelare i tifosi partenopei. Non ultima la nostra grande vittoria, quella contro la Federazione Italiana Gioco Calcio, quando ci fu la ingiusta retrocessione del Napoli in Serie C, applicando in maniera del tutto illegittima il cosiddetto lodo Petrucci. Tantissimi tifosi ottennero il risarcimento del danno. La trasferta di Liverpool, ce ne sono tante di situazioni in cui noi abbiamo tutelato i tifosi, ma in questo caso ecco, questa nostra iniziativa, cioè la nascita di questo comitato per la difesa dei tifosi, è un'iniziativa penso unica in Italia, la prima sicuramente a Napoli e in Campania, volta a tutelare quei tifosi che si sentono ecco truffati, e io direi che forse è a dir poco truffati. Hai citato il caso di Cipollini, ma dicevi bene, ce ne sono tantissimi di casi in tal senso, come per esempio quello clamoroso di Armstrong, che ha vinto 7 Tour de France, praticamente poi ammettendo di non averli vinti in maniera lecita, in maniera legittima, perché faceva uso di sostanze insomma non lecite e quindi di doping. Così potremmo citare tantissimi ciclisti che in passato sono stati coinvolti in questo scandalo doping, come Rebellin, Ricoh, Armstrong, Cipollini, ce ne sono veramente tanti, veramente un elenco infinito. Questo per quanto riguarda gli appassionati di ciclismo, ma naturalmente questo problema riguarda un po' tutti gli sport, non ultimo il calcio. Stiamo sentendo negli ultimi anni lo scandalo del calcio scommesse, addirittura ultimamente è venuto fuori, ma questa notizia già si sapeva, che lo scandalo non riguarda naturalmente solo l'Italia, ma addirittura l'intero globo, cioè praticamente ci sarebbero 380 indagati. Perfetto, 380 indagati in tutto il mondo, cioè stiamo parlando di una vera e propria organizzazione ultracriminale, quindi in effetti tali soggetti portavano avanti comportamenti volti alla falsificazione di risultati sportivi, e lo fanno probabilmente ancora oggi. Questo cosa vuol dire? Che il tifoso, il consumatore tifoso, perché poi va visto sotto tanti aspetti, consumatore tifoso perché è quello che vuole usufruire dello spettacolo sportivo, e purtroppo evidentemente alla luce di tutto quello che noi leggiamo sui giornali, ma soprattutto degli atti della procura e delle indagini portate avanti dai giudici e dai PM, in effetti questo spettacolo è uno spettacolo che non è trasparente, non è uno spettacolo pulito, e quindi naturalmente questo è un danno che va che subisce lo spettatore, lo sportivo, il tifoso. Naturalmente per quanto riguarda il calcio scommesse, ecco, possiamo immaginare la situazione di quel soggetto che vada a scommettere sulle squadre per gioco, per divertimento, per vincere, e naturalmente va a scommettere su un risultato falsato. Oppure quel soggetto che acquista il contratto con la TV per vedere lo spettacolo sportivo per la propria squadra del cuore, non sapendo, ignaro, che quello spettacolo al quale lui assiste pagando è uno spettacolo falsificato, insomma, non trasparente, non pulito. Quindi in moltissimi casi ci sono giunte richieste da parte, ripeto, non solo in Campania, Napoli, ma da tutta Italia, richieste di aiuto. Cioè, molte persone ci hanno chiesto cosa possiamo fare se scopriamo che la nostra passione, perché poi non abbiamo toccato l'argomento passione,
sappiamo bene che i tifosi, oltre a, a voler godere dello spettacolo in generale, naturalmente sono anche animati da grossa passione sportiva. Assolutamente. E anche per questo noi vincemmo la causa per l'ingiusta retrocessione in Serie C per i tifosi del Napoli, perché il giudice addirittura ci riconobbe, e all'epoca la giurisprudenza era anche favorevole, ora è un po' cambiata, ci riconobbe anche quel danno morale per l'ingiusta retrocessione, perché c'era una serie di aspettative, eccetera, eccetera. Quindi, sotto tanti aspetti, il tifoso ci chiede tutela. Dice, noi vogliamo soprattutto, sì, forse ottenere anche il danno, che è una cosa importante, ma soprattutto che ci sia qualcuno che vigili e che comunque intervenga. Infatti, quando si sente puzza di bruciato, allora noi, tra le nostre iniziative, oltre a quella solita di tutelare i tifosi dal punto di vista legale, quelli che ce lo chiedono quando ci sono i presupposti e i requisiti, ma soprattutto noi organizzeremo uno staff di legali, civili, civilisti e penalisti, che si costituiranno parte civile in quei processi che da oggi in poi verranno, inizieranno. Questo è l'argomento assolutamente inedito. Questo è, noi ci, voi vi costituirete come associazione, naturalmente, quindi rappresentativa, ci costituiremo parte civile nei processi a carico di questi soggetti che eventualmente verranno indagati, perché per quelli nel passato insomma non abbiamo più i tempi e i termini per costituirci. Per il futuro, se ci dovessero essere casi nuovi del genere, noi ci costituiremo parte civile. E poi, ecco, la novità è anche quella che di portare avanti delle iniziative anche a carattere sociale. Tu sorridi perché sai, io ti ho già prima anticipato qual è una delle nostre iniziative, forse un po' l'hai definita anche ardita. Hai ragione. No, ardita, però voglio dire, voi vorreste invitare Armstrong, ma che ha ammesso ovviamente il fatto, insomma, di essere coinvolto nel doping, ma ce ne sono altri. Io ad esempio ricordavo proprio Alex Schwarz, sicuramente quello più pentito degli ultimi tempi. Qualcuno che comunque venga a testimoniare e si faccia portavoce di questo fenomeno, che è assolutamente dannoso per lo sport, ma anche come i tifosi, anche per i tifosi, come hai sottolineato tu. Qual è l'obiettivo sociale? Quindi, qualora ci doveste riuscire? Allora sì, in effetti noi abbiamo intenzione, oltre, come dicevo, di portare avanti una difesa, appunto, e quindi una tutela legale per i tifosi che ce lo richiedono, e costituirsi, come abbiamo detto, partecipare nei processi, noi vorremmo organizzare anche delle attività a carattere sociale. Cioè, faccio l'esempio, avevamo fatto l'esempio di Armstrong, sarà difficile probabilmente raggiungerlo, ma noi ci proveremo, lo vorremmo invitare qui in questa città, soprattutto dove sappiamo ci sono tanti giovani che hanno problemi, quindi giovani che hanno disagio, sono disagiati, definiti tra virgolette cosiddetti disagiati, e portarlo qui e far sì che possa fondare una scuola per ciclisti, favorendo l'iscrizione di questi giovani disagiati, per avere sia lui la possibilità di un riscatto sociale. Quindi lui ha ammesso la sua colpa, ha pianto in TV, molti dicono lacrime di coccodrillo, noi gli diamo un'opportunità, vieni qua, aiuta i ragazzi nostri in difficoltà, li aiuti anche economicamente, li fai iscrivere gratis a una scuola per ciclisti, e questo potrebbe essere un esempio che lui potrebbe dare, lui potrebbe riscattarsi e potrebbe aiutare i giovani. Abbiamo parlato di Armstrong, ma tu facevi bene a suggerirci anche il campione olimpionico Schwarz, potrebbe essere un esempio molto importante, perché è qui in Italia, potrebbe essere per lui più facile raggiungerci e aiutarci. Così come potremmo fare tanti altri esempi, naturalmente purtroppo sono tantissimi i soggetti coinvolti. Ma in quasi coinvolti. Tutti gli sport, pare che il nuoto non sia vittima del doping, ne abbiamo parlato ieri con il dottor Maurizio Marassi, che è il medico sportivo della pallanuoto Posillipo, però in quasi ogni sport, in quasi ogni sport c'è il doping e c'è il fenomeno del calcio scommesse, del calcio scommesse, quindi della falsificazione. Ecco, quindi anche per quanto riguarda il calcio, che è effettivamente uno degli sport più diffusi e più ambiti anche dai bambini. Ci sono bambini. Soggetti che hanno ammesso di aver purtroppo ha avuto questo comportamento illecito, e quindi noi invitiamo, cercheremo di organizzare queste iniziative a carattere sociale. Naturalmente, per quanto riguarda l'aspetto della tutela legale, noi invitiamo tutti i tifosi e gli sportivi che si sentono appunto derubati, tra virgolette, da azioni illecite come quelle di cui abbiamo parlato, a scriverci, a inviare la mail a info@adacon.it o a contattarci tramite il nostro sito. È molto importante, perché già lo hanno fatto in passato senza questa nostra comunicazione, lo hanno fatto in automatico, perché noi più volte abbiamo tutelato i tifosi, quindi ci conoscono sotto questo aspetto. Però invitiamo a farlo per costituire, per allargare il comitato, per essere più forti e per poter poi dire la nostra quando ci costituiremo in quei famosi processi. Noi naturalmente vi daremo informazioni.
informati sulle nostre attività. Beh, complimenti Aidacon, sempre presente in difesa dei consumatori e dell'ambiente. Grazie all'avvocato Carlo Claps. Io passo la linea all'altra parte dello studio con Federica Riccio. Oggi è carnevale, quindi sicuramente ci saranno tanti eventi in giro per la Campania. Federica Riccio è sul pezzo, ci proporrà qualcosa per il nostro tempo libero. Noi intanto guadagniamo lo studio e ci andiamo a fare i saluti finali insieme, no? Come da tradizione. Grazie.